Ecco, il 1992, con le macerie del muro ancora fumanti, mette a tema esattamente la fine della storia e la fine dell'idea di una visione dell'essere centrata sulla possibilità. Non è un caso che la campana a morte che veniva suonata nel 92 per la storicità era anche la campana suonata per la fine della dialettica. Per la fine della dialettica. Era una sorta di grandiosa messa in congedo esorcizzante di Hegel e Marx come pensatori della dialettica. La dialettica intesa come concezione dell'essente nel suo divenire. La dialettica è la concezione che pensa l'essere non come dato, ma come processo soggetto-oggettivo per cui gli essenti divengono, sono nel ritmo del divenire. Dal punto di vista della ragione dialettica, l'essente non è una realtà data che sta dinanzi a noi e che dobbiamo rispecchiare e accertare. L'essente è l'esito mai definitivo del porre soggettivo nella storia. Il non io è posto dall'io, dice Fichte. L'essente è in relazione dialettica con il soggetto agente nella storia, che in quanto tale può sempre intervenire nella realtà in cui è proiettato. In termini certo diversi e non riconducibili a quelli di Fichte, del Fichte della dottrina della scienza, Hegel nella Fenomenologia dello spirito dice che l'importante è pensare la sostanza come soggetto. La sostanza come soggetto significa esattamente defatalizzare l'essente, pensare l'essente non come realtà oggettivamente data che sta dinanzi a noi, ma come oggettivazione del soggetto. Come oggettivazione storica del soggetto che in quanto tale, in quanto posta nella storia, può sempre di nuovo essere trasformata. Quello che per l'intelletto astratto è un oggetto dato, indipendente, per la ragione dialettica invece l'esito mai definitivo del porre soggettivo. C'è cioè una duplice determinazione dialettica per cui il soggetto è sempre determinato dall'oggetto, ma l'oggetto a sua volta è sempre determinato dal soggetto. Solo astrattamente si possono distinguere i due poli. Solo l'intelletto astratto può distinguerli. Dal punto di vista della ragione dialettica si dà sempre in concreto solo il nesso soggetto-oggettivo che fa sì che l'oggetto sia oggetto per un soggetto e il soggetto sia soggetto per un oggetto. Per questo il compito fondamentale della ragione dialettica è quello di decostruire la concezione dell'essente come realtà data da accertare. Per la ragione dialettica la verità è una questione pratica, citando il Marx delle tesi su Feuerbach, non si tratta di rispecchiare la realtà e sei nel vero quando accerti la realtà così com'è, lasciandola essere, rispecchiandola. Sei nel vero quando trasformi la realtà di modo che essa venga a corrispondere alla soggettività agente. La verità è una questione pratica, non basta conoscere e criticare l'oggetto dato. Resta a metà, da questo punto di vista, l'opera. Occorre trasformarlo operativamente di modo che esso vada poi a corrispondere alla soggettività operante nella storia. L'oggettività è un divenire, dice Gramsci. Profeticamente rovesciando la visione oggi egemonica dell'essente.